Dalla propaganda alla realtà è il titolo della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Pescara e alla quale hanno partecipato i consiglieri regionali del PD, Silvio Paolucci e Antonio Blasioli, con i consiglieri comunali di Pescara. Nell'occasione è stato affrontato il tema della sicurezza nel capoluogo adriatico. Diciamo che la Lega e il centrodestra in generale a Pescara hanno avanzato tante di quelle proposte in campagna elettorale prima ancora e poi ancora nella conferenza della Lega del 16 agosto che sono totalmente inattuate, a cominciare dalla banalità dell'esercito sulla città di Pescara o all'intelligence dei cittadini con gruppi WhatsApp per controllare il nostro territorio. In realtà bisogna essere seri su questo tema, non bisogna strumentalizzare, perché la percezione di sicurezza e la sicurezza stessa sono due aspetti molto molto importanti. Noi come Partito Democratico comunale e regionale oggi chiediamo sostanzialmente una riorganizzazione anche delle forze di polizia, per questo facciamo appello al prefetto affinché ci incontri. Vogliamo reistituire sulla città di Pescara una cosa buona che era stata fatta sotto il sindaco Alessandrini, cioè gruppi interforze tra finanza, polizia, carabinieri e anche vigili urbani, la presenza dei vigili urbani di notte per refertare gli incidenti stradali, il che significa non togliere le volanti nei quattro quadranti che sono controllate dalle forze dell'ordine, tre della polizia, uno dei carabinieri, e spesso si trova soltanto una macchina della polizia e una dei carabinieri. E poi chiediamo alla politica tutta di essere, diciamo, coerente e matura e di chiedere alla politica nazionale, al governo, che la questura di Pescara sia dotata di forze che riguardino i veri carichi di lavoro, cosa che non è stata fatta fino ad oggi. Solo per le squadre volanti dal 2017 ad oggi sono state perse 17 unità, pensionamenti, spostamenti in altri incarichi, la quota 100 non favorirà sicuramente un rafforzamento. Ecco perché noi ci battiamo invece perché le forze dell'ordine, che sono le vere forze che devono controllare e assicurare la sicurezza nella città di Pescara, siano dotate di forze e di mezzi. A loro naturalmente va il nostro ringraziamento, ma a loro chiediamo anche di essere elastici e di discutere con la politica come si può migliorare il servizio.